Quello che io penso è che non si diventa onesti per decreto e neanche per disegno di legge. Cioè, voglio dire che o la corruzione è una questione che tutti gli italiani sentono come urgente, quindi la combattono ognuno nel proprio ambito, oppure non sarà una legge a cambiare lo stato delle cose. Questo è il primo punto. Secondo punto è questo: scrivendo Nati Corrotti mi sono accorto che il problema vero della lotta alla corruzione non è il numero dei reati o la tipologia del reato, non è aggiungendo reati perseguibili che si combatte la corruzione, perché non è che prima del DDL Severino chi corrompeva o chi veniva corrotto o il concusso non poteva essere perseguito, lo poteva essere anche prima. Se non ha mai pagato, cioè se i corrotti non pagano, è perché la macchina della giustizia non funziona. Questo è nella storia della giustizia italiana, cioè nella storia delle che ho fatto in Nati Corrotti, dei grandi scandali che hanno attraversato l'Italia, mi sono accorto che sostanzialmente nessuno paga e la colpa è nella giustizia che non funziona, soprattutto la responsabilità è della prescrizione. Faccio soltanto un esempio di uno scandalo di cui tutti ci siamo dimenticati, ed è lo scandalo della INGIC. La INGIC era una società, siamo nel 1956, che riscuoteva i tributi, le tasse, un po' come oggi Tributi Italia. Nel 1956 si scoprì che aveva pagato centinaia di politici nazionali e locali in tutta Italia per vincere gli appalti. Nel processo si arrivò a 1183 persone inquisite nel 1956, nel 1975 vennero tutti prosciolti. Quindi il problema non è aumentare il numero dei reati, ma fare in modo che la giustizia funzioni e che chi è stato corrotto, chi si fa corrompere, chi viene accusato di peculato, e possa essere giudicato in tempi molto brevi, perché il vero nemico della giustizia quando si parla di corruzione è la prescrizione. Ecco, su questo il DDL Severino, a mio modo di vedere, fa ben poco, perché la storia italiana dice che bisognava agire su altri fronti, su altri punti. Il rapporto che pone l'Italia ai vertici mondiali della corruzione equivale a quello che io ho usato per raccontare la storia della corruzione nei 150 anni di Unità d'Italia, che è l'indice della corruzione. Si tratta di un indice che viene elaborato ogni anno dall'Istat, addirittura dal primo giorno dell'Unità d'Italia. Primo anno dell'Unità d'Italia, 1861, fino ad oggi. Quindi ogni anno l'Istat elabora questo indice della corruzione che rileva il numero di denunce degli italiani per reati di questo tipo. La cosa che mi ha colpito moltissimo è che durante il fascismo, cioè esattamente nel 1928, si è raggiunto in Italia il picco di denunce per corruzione, che non è stato raggiunto nemmeno durante gli anni di Tangentopoli. Oggi invece il numero di denunce, cioè il numero di italiani che denunciano persone corrotte, è a livello molto basso. Ti do un altro dato che mi ha fatto impressione: tra il 1983 e il 2002, quindi stiamo parlando di 20 anni, ci sono province in Italia nelle quali non è stata emessa nemmeno una sentenza di corruzione. Stiamo parlando di nemmeno una sentenza di corruzione in più di 20 anni. Questo significa che il problema non è stabilire nuovi reati, ma far funzionare la macchina della giustizia.